siamo abbiamo aperto Palermo per Mole Design in Italia. Er tut für Alfa Romeo zeichnen, für Fiat und viele andere Marken. Er hat beispielsweise den Fiat 10 Mole gemacht. Leider ist er schon verkauft, sonst hätte man können zeigen. Es war ein bisschen spät, aber wir dürfen einen netten Typ kennenlernen. Das ist der Umberto. Ciao, Umberto. Ciao. Das ist der Alessio. Ciao. Ciao. Und wie gesagt, Sie dürfen sich mal ein bisschen vorstellen und ich wünsche viel Spass. So, tell us a little bit about the history. How did it start? Come è cominciato? È incominciata 26 anni fa per la grande passione per l'automobile e per il design. E 10 anni fa con Mole Costruzione Artigianale by Umberto Palermo. It started 26 years ago for the passion for design and the drawings. And then 10 years ago it started the adventure with Mole Costruzione Artigianale. Mm. Poi avevo detto che avrei continuato la tradizione italiana della carrozzeria del design e abbiamo inventato questo brand con la Mole di Torino e pian pianino abbiamo conquistato la fiducia di FCA, abbiamo avuto il grande piacere di fare un Alfa Romeo, una Fiat e poi e tanti altri prodotti. So he said I want to bring you to bring forward the passion of Italian the design and so he designed this logo with that's a tribute to Torino and to Italy that represent the Mole, that's the symbol of Turin. Okay. And so step by step we earned the trust of other important houses and FCA. What's your main business, your main work? Qual è il business principale? Il business si dividono in due grandi settori. Servizi, disegniamo per altri e alcune aziende che fanno ad esempio camion per la Volvo Dongfeng, per l'Ariston, per la Oma, per la Piaggio, ma per l'automobile ho deciso che disegniamo soltanto per noi, quindi con Mole Costruzione Artigianale. Per co-branding o Mole Mole. So we have two big divisions. One is the design for services. So we design, for example, our biggest clients are Ariston, Volvo Dongfeng, Illy, Ariston Nutella. Point, Nutella and Ferrero. So we have big clients and we design for them. So appliances, trucks, cars, etc. And then the other big sector, that's our own production. So we produce for ourselves, one-off or co-branding cars. So what do I have to do to get a Mole car? Cosa abbiamo dovuto fare per creare il logo? E tanto cuore, tanta passione e un pizzico di fortuna. So a lot of heart, a lot of passion and of course a bit of luck. And I can come to you and ask for any crazy design. Quindi potrei venire da voi e chiedervi per qualunque design folle. Assolutamente sì, questa è una design house dalla bicicletta a Mole Alfa, Mole Fiat o Mole Mole. Questa è una vera scuola, un vero centro dove si può immaginare il futuro. Of course yes, we design in every part of the human life, so the bike, cars or water heater, you can ask us for anything, and this is a place where we study and we design anything. So when can people meet you in person in a car environment the next time? Dove possiamo trovare la prossima volta fuori da qua in ad un salone o ad un... Allora, siamo molto fortunati ad essere passati in questo momento e la Mole Costruzione Artigianale sta preparando delle nuove automobili, ma gli svelo un segreto in anteprima. Ci sarà accanto a Mole Costruzione Artigianale un'altra Mole che si chiama Mole Urbana. Mole Urbana sarà una nostra nuova produzione di people movie
che sarà presentata a giugno. So this is a lucky moment because very very soon we will be out of here presenting to the world our next step. And the very big news it's okay. The very big news is that we're going to present our new car, and it will be quite different because it will be a people mover, and it will be called Mole Urbana. So a different kind of car for us, but it will be presented very very soon, and people can will see us also very very soon in Switzerland. Okay. So they can visit your homepage and, of course, please say follow my you. Italian cars, Basel and Luzern. Especially the Danago. Thank you very much, Mike. Bye, Mike. Okay. Thank you very much. Hoi zusammen, das ist nochmal Mike mit dem Moletti. Super Kollege aus Italien, Alessio. Und natürlich Umberto. Recht herzlich willkommen hier im Molle Design Studio, habt uns recht herzlich willkommen und danke vielmals. Wir sehen uns bald in der Schweiz bei Italian Cars Basel und Luzern. Bis bald, ciao zusammen. Ciao.